Riprendiamo la linea qui dal comunale Manfredo Profeta di San Benedetto dei Marzi con per l'inizio del secondo tempo. Ricordiamo che la prima frazione si è conclusa con la formazione di mister Berardino di Genova in vantaggio per una rete a zero in virtù della rete realizzata da Loreto Ippoliti al 45esimo. Vediamo adesso quale sarà la reazione della formazione ospite che alla vigilia della gara era a quota 51 punti in classifica, a meno 7 dalla Torrese, che in questo momento ci dicono sta perdendo per 2-1 contro la Sant'Egidiese, quindi cambierebbe poco lì in testa per quanto concerne il piazzamento playoff. Torniamo alla gara, ha iniziato sembra con piglio aggressivo la formazione di casa, è stato ancora il numero 10 Giovanni Cordischi tra i migliori nella prima frazione nelle fila della formazione di casa. Vediamo ancora Berardino di Genova dare consigli, non si è praticamente fermato mai nel corso del primo tempo il giovane tecnico. Punizione affidata al San Benedetto dei Marzi, è Cordischi sul punto di battuta insieme al compagno Liberati, però va Cordischi ad occuparsi dell'incombenza, palla che in aria viene liberata dai difensori del Luco dei Marzi, poi El Attaoui scambia con Ranieri, palla in possesso di Briciu che sbaglia un retropassaggio, poi è stato Ciocci che ha liberato, palla però riconquistata dal San Benedetto dei Marzi, ancora con Carlo Liberati mantiene viva la sfera, duello con l'avversario, portato al largo, poi Liberati gli soffia la sfera, un calciatore del Luco, poi palla riconquistata ancora dalla formazione di casa, è Luca Fracassi che sulla linea di fondo se ne va, poi entra in aria, però viene fischiato dal direttore di gara, la sfera era uscita oltre la linea di fondo. 2 minuti di gioco, sempre 1-0 in favore della formazione del San Benedetto dei Marzi in virtù realizzata al 45esimo del primo tempo da Loreto Ippoliti. Riparte il Luco dei Marzi e Capitan Venditti che cambia gioco sull'out di destra, cerca e trova Daniele Di Girolamo. Di Girolamo attaccato dal numero 15 Emilio Trinchini, ne è entrato in sostituzione del numero 11 Simone Di Gianberardino, per infortunato ancora Trinchini, palla per Liberati, passano tutte da lui le palle del San Benedetto dei Marzi sull'out di destra per Giovanni Cordischi. Cordischi duella con l'avversario, perde palla, gliela soffia in un primo tempo El Attaoui, poi torna ancora però sulla sfera, è Ranieri che a nostro avviso subisce fallo, sì, giusta l'interpretazione del direttore di gara. Punizione in favore del Luco dei Marzi che adesso dovrà prendere le contromisure nel tentativo di pervenire al pareggio. E Margagliotti, lancio di prima intenzione per El Attaoui, ha capito tutto Odoardi che libera la propria area di rigore, palla ancora in possesso del Luco dei Marzi, è Capitan Venditti, avanza, palla al piede, Venditti, taglio in verticale, cercava l'inserimento di Daniele Di Girolamo, ma sfera che resta ancora in possesso della formazione di mister Corrado Giannini, calcio d'angolo ancora sul, vediamo dalla lunetta, sono in due, è Ciocci e il Briciu, vediamo chi dei due si incaricherà della battuta, sembra essere proprio il numero 9 Briciu, vediamo, osserva il piazzamento dei compagni in area, Briciu, il numero 9 del Luco dei Marzi, parte in questo momento la sfera che attraversa tutta l'area di rigore e va a morire dalla parte opposta rispetto da dove vi stiamo trasmettendo. Con calma il San Benedetto, è Cordischi che raccoglie la sfera, poi la riconsegna al proprio portiere, è stato Gianni Gigli. Il direttore di gara probabilmente ha segnalato la sfera oltre la linea di fondo, ragion per cui adesso si riprenderà con la rimessa operata dal portiere Gianni Gigli. Gigli nella zona di Cordischi, Cordischi viene attaccato da Borcea, resiste al ritorno dell'avversario, poi subisce fallo l'ex calciatore del Paterno, gesto di stizza proprio del numero 5 Caprini, esperto Ciaprini, esperto difensore del Luco dei Marzi, è Ippoliti che libera il destro da posizione defilata quando siamo al quarto minuto della seconda frazione, conclusione verso lo specchio della porta di Ippoliti, ricordiamo l'autore del gol che sino a questo momento sta decidendo la disputa. Rimessa operata in
dal Luco De Marzi. Zarini cala meglio sull'avversario, palla messa a terra da Alessandro e Torre. Liberati, mette ordine il numero 4. Fraseggio proprio con Ettore, riconquista la sfera il San Benedetto De Marzi. Ippoliti poggia per Liberati, Liberati attaccato da Margaiotti, gli soffia la sfera l'ex calciatore del Notaresco, poi su di lui però rinviene Zarini, Zarini fa valere i suoi centimetri, finezza, retrocede per Liberati, Liberati sull'out di sinistra per Fracassi, scusate era Ettore, duello con due avversari di Ettore, poi è lo stesso calciatore del San Benedetto che va a commettere fallo su Margaiotti, giusta anche in questo caso la decisione del direttore di gara, riparte subito il Luco con Ranieri, appoggia per Di Girolamo, Di Girolamo si libera di un avversario, sfera che rimane in campo, poi gliela spazza senza troppi complimenti Cola Simone, poi c'è un gesto di stizza tra il Cola Simone e Di Girolamo, vediamo l'arbitro arriva a mettere ordine, richiama i due calciatori, nervosismo che serpeggia sia nel Luco che nel San Benedetto, evidentemente i calciatori in campo sentono l'importanza della gara e soprattutto l'importanza della posta in palio per i rispettivi obiettivi, ricordiamo il San Benedetto De Marzi è alla ricerca dei punti salvezza mentre la formazione del mister Corrado Giannini cerca quei punti decisivi per poter entrare nella griglia playoff. Sesto minuto di gioco al comunale Manfredo Profeta di San Benedetto De Marzi, sempre 1-0 in favore della formazione del San Benedetto in virtù, ricordiamo, della rete realizzata al 45esimo della prima frazione da Loreto Ippoliti. Ancora Luco con El Attaoui sull'auto di sinistra, lancio a cercare Borcea, Borcea duella con Odoardi, poi è l'attaccante che ha la meglio sul difensore, vediamo, siamo a ridosso della linea dell'area di rigore, c'è il fallo decretato in favore del calciatore del Luco De Marzi, punizione vediamo che verrà affidata crediamo ai piedi di Capitan Renato Venditti, ex calciatore dell'Avezzano. Vediamo il direttore di gara che invita il numero 2 della formazione di casa Fracassi a rispettare una corretta distanza dove dovrà essere posizionata la barriera 9,15 m come previsto dal regolamento del gioco del calcio. Punizione affidata ai piedi di Renato Venditti. Vediamo adesso Venditti se tenterà la conclusione a rete o cercherà il servizio per un compagno meglio piazzato. Si attende il fischio del direttore di gara, fischio che arriva in questo momento. Venditti palla direttamente sul palo. Sfortunata in questa circostanza la formazione del Luco De Marzi all'ottavo palo di Renato Venditti. Vicinissimo al pareggio la formazione di mister Corrado Giannini. Errato il controllo di Ciocci, arriva Venditti, cambia gioco a cercare Di Girolamo, Di Girolamo sull'out di destra, duello con un avversario, è Cola Simone, sembra avere la meglio quest'ultimo, sì, soffia la sfera, palla poi servita per Liberati, taglio in verticale per Ippoliti, Ippoliti alza la testa, poi se ne va, su di lui rinviene fallosamente Ranieri che poi sportivamente va a chiedere scusa al proprio avversario, bel gesto questo del numero 3 del Luco De Marzi. Punizione in favore della formazione di Berardino di Genova e Liberati. Odoardi lancio Liberati sulla sfera, si tuffa Ippoliti, palla però troppo lunga, Ciaprini sul punto di battuta dove verrà effettuata la rimessa laterale che avviene in questo momento, è Ranieri. Lancio per Borcea, anticipato da Odoardi, è l'Attaoui, capisce tutto, si inserisce, poi cerca il fraseggio per un compagno, c'è stato un tocco di mano di un calciatore del San Benedetto De Marzi, prontamente rilevato dal direttore di gara che assegna una punizione al Luco De Marzi, Luco De Marzi il possesso di sfera, è Venditti, appoggia per Margaiotti, Margaiotti poi finisce a terra, su di lui c'è stato il fallo di Carlo Liberati, va a chiedere scusa anche al direttore di gara. Il numero 4 di casa, punizione per il Luco De Marzi e Margaiotti sul punto di battuta. Ricordiamo che il Luco De Marzi quest'oggi tra le proprie fila non può fare affidamento sulle prestazioni di Andrea Stornelli,
uno dei match winner del 3-0 dell'andata, con una doppietta Andrea Stornelli, ex calciatore del Paterno e del Giulianova. È stato, diciamo, importante il suo contributo quest'anno alla causa del Luco De Marzi. Punizione, parte Margagliotti, palla direttamente in porta, punizione a giro, la sfera che neanche di molto ha sorvolato la trasversale della porta difesa da Gianni Gigli. Decimo minuto, scoccato in questo momento. Sempre ricordiamo San Benedetto in vantaggio per 1-0 sul Luco De Marzi. Si gioca il 28esimo turno del girone A di promozione. Oggi il big match è quello che vi stiamo trasmettendo, il derby del Fucino tra il San Benedetto e il Luco De Marzi. Ranieri, si accentra Ranieri, servizio per Margagliotti, poi capisce tutto Trinchini, ancora però Luco in possesso di palla. È Ciocci che apre per Di Girolamo, finta su un avversario, ottimo il gesto tecnico di Di Girolamo che poi scarica in mezzo, non trova però nessun compagno pronto a raccogliere l'invito. Può ripartire il San Benedetto De Marzi, con calma è Ippoliti, addomestica la sfera Ippoliti, poi costretto a retrocedere, appoggia per Odoardi, Odoardi lancio a cercare, ancora se andiamo errati era Cordischi, lancio nella zona dove opera Ettore Alessandro, su di lui c'era l'ottima guardia però di Giovanni Cinquegrana che ha lasciato che la sfera giungesse tra le braccia del portiere. Riparte ancora una volta il Luco De Marzi alla ricerca del gol del pareggio, errato il passaggio del numero 8 Borcea, palla catturata dal portiere Gigli del San Benedetto. Ranieri, lungo linea, Ranieri cercava il servizio per El Attaoui, è andato però a commettere fallo sul numero 2 di casa Fracassi, prontamente rilevato dal direttore di gara. È iniziata anche su buoni ritmi questa seconda frazione con le due squadre che cercano di superarsi, il San Benedetto De Marzi per mettere a sicuro il risultato mentre il Luco cerca disperatamente di pervenire al pareggio anche in virtù dei risultati che giungono da Castellalto con la Sant'Egidiese che sta vincendo per 2-1 sul campo della Torrese, squadra sulla quale la formazione di Corrado Giannini fa la corsa per cercare di prendere posto nella griglia dei prossimi playoff. Ancora San Benedetto De Marzi in possesso di palla, è Matteo Fracassi che rimette la sfera in gioco ad indirizzo di Loreto Ippoliti, conquista la sfera Ranieri per il Luco, si libera di un avversario Ranieri, lungo linea per El Attaoui, El Attaoui costretto a retrocedere, appoggia per Venditti, Venditti attaccato da Ettore, perde palla il capitano, palla che era stata braccata da Cordischi che la soffia ancora una volta un difensore del Luco De Marzi, però ancora Carlo Liberati prova la conclusione dai 25 metri con la sfera che esce alla destra del portiere Biancone. Tutto questo quando siamo al 13esimo, c'è stata la conclusione di Carlo Liberati per il San Benedetto De Marzi. Rimessa in gioco operata da Biancone, stacca Margagliotti che ha la meglio su Liberati, Ranieri vince il duello con Luca Fracassi, palla riconquistata da Matteo Fracassi per il San Benedetto, appoggio per Luca Fracassi, riconquista la sfera Ciaprini, lancio di Ciaprini a cercare Briciu, ottima l'inserimento e la chiusura di Zarini, tra i migliori del San Benedetto De Marzi, Zarini, fraseggio Margagliotti, Venditti, poi il capitano prova ad aprire sulla destra dove opera Di Girolamo, capisce tutto con la Simone che appoggia per un compagno, palla spazzata, siamo in metà campo, mette ordine ancora per il Luco De Marzi, è stato in un primo tempo sembrava essere Ranieri, poi ha capito tutto Fracassi per il Luco De Marzi, per il San Benedetto, ancora formazione ospite in possesso di palla, attaccato fallosamente El Attaoui, punizione in favore della formazione di mister Corrado Giannini. È Ciaprini sul punto di battuta,
spizzata di El Attaoui, riconquista palla il San Benedetto De Marzi, palla nella zona di Cordischi che finisce a terra anche questa volta. È stato Borcea, Lorenzo Borcea, a commettere fallo sul numero 10 di casa, punizione in favore della formazione di Berardino di Genova. I minuti sul nostro cronometro sono 15 proprio in questo istante. Ricordiamo, il San Benedetto conduce per 1-0 in virtù della rete realizzata al 45esimo della prima frazione da Loreto Ippoliti su, va detto, ottimo suggerimento di Ettore. Ippoliti era finito in posizione di offside, rilevato dall'assistente numero 1 del direttore di gara. È la Taui, appoggio sulla sinistra per Ranieri, troppo lunga la misura del passaggio, si lamenta con il compagno il numero 3 del Luco De Marzi. Ci prova di prima intenzione Di Girolamo, ma la sfera esce abbondantemente alta solo alla traversa della porta difesa da Gigli. La formazione del San Benedetto, ricordiamolo, quest'oggi non può contare sulla punta Carnevale, sull'esterno Di Pasquale e sull'altro centrocampista danese, tre assenze importanti per la formazione di mister Corrado Giannini, oltre a quella del già citato Andrea Stornelli. Odoardi, mette ordine Odoardi, appoggia sulla destra per un compagno, palla in possesso di Liberati, Liberati cercava il servizio per Ippoliti, fraseggio con Torre, era Alessandro Torre, riconquista però la sfera di Luco De Marzi, è Ranieri che si è accentrato, zona centrale, Ranieri si allunga troppo la sfera, riesce però a servire Di Girolamo dentro l'area piccola, incredibile, cosa ha sciupato Di Girolamo, cosa ha sciupato Di Girolamo dal limite dell'area piccola, Daniele Di Girolamo, occasionissima per il Luco De Marzi al 17esimo, Di Girolamo su invito del compagno Antonio Ranieri ha mancato quella che poteva essere la palla del possibile 1-1. Rimette Gigli, stacca capitano Venditti, Luca Fracassi, duello alla meglio su Margagliotti, poi cerca il servizio per Cordischi, Cordischi ancora franco bollato da Borcea, Borcea che in questa seconda frazione agisce da terzino sinistro, Zarini, Liberati, attaccato da Margagliotti che gli soffia la sfera, retrocede Margagliotti, appoggia per Ranieri, out di sinistra di Ranieri, viene attaccato da Ciocci, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 3 del Luco De Marzi, rimessa laterale in favore della formazione del San Benedetto, con calma come già detto è Matteo Fracassi, poggia per Trinchini, ricordiamo il calciatore entrato in sostituzione dello sfortunato Simone Di Gianberardino, costretto ad uscire per infortunio sul finire della prima frazione, ancora Luco De Marzi in possesso di palla e Borcea appoggia per Brisciu, Brisciu non riesce a tenere in campo la sfera. Trinchini, su di lui alla meglio Borcea, ancora rimessa laterale in favore della formazione del San Benedetto e Matteo Fracassi, ancora lo stesso Fracassi, lancio a cercare Alessandro Ettore in possesso di palla in questo momento, Ettore si allunga la sfera, poi stava per inserirsi in area Ippoliti, franco bollato da due calciatori del Luco De Marzi, chiedevano a gran voce il calcio di rigore i sostenitori del Luco De Marzi, giusto a nostro avviso però la decisione del direttore di gara, ancora San Benedetto, ancora Luco De Marzi in possesso di sfera, stava per trasformare l'azione difensiva in offensiva il numero 7 Daniele Di Girolamo, palla però che è uscita oltre la linea laterale, poi vediamo lo stesso Di Girolamo che va a richiedere il cambio al
mister Corrado Giannini. Ci auguriamo anche in questo caso che il numero 7 non abbia qualche problema. Chiede il cambio alla propria panchina il numero 7 del Luco De Marzi. Vediamo adesso quali saranno le contromisure che prenderà mister Corrado Giannini. Poi è Daniele Venditti che va a sgridare il proprio compagno di squadra. C'è nervosismo nelle fila del Luco De Marzi. C'è Daniele Di Girolamo. Ah no, era stato proprio lo stesso Di Girolamo a chiedere il cambio, forse chissà, innervosito da qualche compagno. È stato in un primo tempo richiamato da Capitan Venditti, che anche questa volta ha fatto valere la sua esperienza e soprattutto anche il suo buonsenso. Ancora Venditti in possesso di palla, cerca di servire un compagno, lo trova in Briciu. Briciu francobollato dalla retroguardia del San Benedetto De Marzi. C'è stata nel frattempo una posizione di offside rilevata ad un calciatore proprio del Luco De Marzi. Sul punto di battuta del calcio di punizione va Zarini. Morbido Zarini, cercava il compagno e Torre, poi non è riuscita a tenere in campo la sfera con la Simone. Siamo al 21esimo, stiamo entrando nella parte cruciale del match, con le due squadre che cercano di superarsi, il San Benedetto per portarsi sul 2-0, mentre il Luco nel tentativo di pervenire al pareggio. Con la Simone, palla a terra, poi cerca il lancio per Alessandro Ettore. Alessandro Ettore, duello in aria, poi su di lui però ha la meglio Cinque Grana, che appoggia di testa verso il proprio portiere Biancone, lo stesso Biancone che rimette subito la sfera in gioco per Margagliotti. Margagliotti alza la testa, non sa a chi darla, taglia in verticale per Briciu. Briciu attaccato da Zarini, subisce fallo il numero 9 ospite. Punizione in favore del Luco De Marzi, ancora Margagliotti sul punto di battuta, appoggia sulla destra Margagliotti per Ciocci, fraseggio con Daniele Di Girolamo, su di lui c'è la guardia di Cola Simone. Con calma va Gianni Gigli. Sta per rinviare il portiere del San Benedetto De Marzi. Con calma prende la rincorsa il portiere, rinvio che avviene in questo momento. Stacca Renato Venditti. Palla ancora nel possesso di Luco De Marzi, è ancora Venditti che poi con un calciatore del San Benedetto, Alessandro Ettore, a terra, sportivamente getta la palla in rimessa laterale. A questo punto gli verrà restituita proprio alla formazione del Luco De Marzi. Vediamo il direttore di gara che si consulta con il proprio guardalinee. C'è un'altra sostituzione in favore della formazione del San Benedetto De Marzi, la seconda. Vediamo chi sarà a lasciare il terreno di gioco. È Alessandro Ettore che lascia il terreno di gioco, applaudito sportivamente anche dai tifosi del Luco De Marzi. Alessandro Ettore lascia il terreno di gioco, al suo posto entra Giacomo Aureli. Ottima, possiamo dire, la prova di Alessandro Ettore, tra i migliori soprattutto nella prima frazione nelle fila del San Benedetto De Marzi. Vediamo adesso Ettore, scusate Aureli, dove si andrà a disporre. Palla in possesso del Luco De Marzi, è Cinque Grana. Appoggio per Margagliotti, ha capito tutto Zarini, prova ad andarsene Zarini, però riconquista la sfera Margagliotti che appoggia per Cinque Grana, cambia gioco e la posizione o nella zona dove opera Ranieri, da questi servizio per Borcea. Borcea attaccato proprio dal neo entrato Aureli, guadagna una rimessa laterale il numero 8 del Luco De Marzi.
Borcea cerca di accelerare le operazioni, appoggia per Margaiotti, Margaiotti per Ciaprini, avanza Ciaprini, palla al piede, servizio per El Attaoui, El Attaoui poi tocca la sfera sembrando con un braccio, prontamente rilevata dal direttore di gara che assegna un calcio di punizione alla formazione del San Benedetto dei Marsi. Sul punto di battuta è Matteo Fracassi, con calma poi lascia l'incombenza, era il numero 6 Odoardi, lancio che termina direttamente tra le braccia dell'estremo ospite Biancone, che subito la rimette in gioco per Ciaprini. Ciaprini cerca di far partire l'azione del Luco dei Marsi, appoggio per Cinquegrana, Cinquegrana avanza palla al piede, taglio a cercare era Brisciu, ha capito ancora una volta tutto Edoardi, poi è Cinquegrana che viene attaccato alle spalle dal neoentrato Aurelis, carica per Ciaprini, Ciaprini esce e mette ordine per la formazione del Luco dei Marsi, sterza Ciaprini, appoggia nella zona linea mediana per Margaiotti, Margaiotti zona centrale, tacco c'è stato di Brisciu a cercare l'inserimento probabilmente di El Attaoui, non c'è stata intesa tra due calciatori della formazione del Luco dei Marsi, con la sfera che comodamente è terminata tra le braccia del portiere Gigli, è lo stesso Gigli che rinvia in questo momento, palla che finisce nella zona di Ciaprini, è Trinchini poi che la domestica, errato il controllo di Carlo Liberati che cercava il passaggio per un compagno, rimessa laterale guadagnata dalla formazione del Luco dei Marsi, è Ranieri, Ranieri per Brisciu, Brisciu ancora attaccato da Trinchini che morde alle caviglie, sfera riconquistata dal Luco con Renato Venditti, nel frattempo però c'è stato un calcio di punizione decretato dal direttore di gara, c'è nervosismo ancora nelle fila del Luco dei Marsi, vediamo, è stato ammonito il numero 9 Brisciu, probabilmente è andato a dire qualche parolina di troppo ad un avversario, cresce il nervosismo, vediamo i tifosi del San Benedetto vicino alla recinzione che delimita il terreno di gioco dire qualcosa ai propri avversari, incessante invece il coro, l'incitamento dei tifosi del Luco dei Marsi, una tifoseria, una comunità, quella di Luco, molto vicina alla propria squadra di calcio, e questo è anche il bello del calcio dilettantistico. Torna nel frattempo incessante il coro dei tifosi del Luco dei Marsi, una tifoseria che, come già detto in precedenza, ha poco a che fare con il campionato di promozione. Riparte la formazione di mister Corrado Giannini, sbaglia la misura del passaggio, era stato Cinquegrana. Palla però ancora in possesso del Luco, è Margaiotti che appoggia per Brisciu, prova a liberare il sinistro Brisciu, palla rimpallata da Edoardi, può ripartire nel contropiede la formazione di casa, c'è stata una spallata piuttosto energica ai danni di Loreto Ippoldi, prontamente rilevata dal direttore di gara che assegna un calcio di punizione alla formazione del San Benedetto dei Marsi. C'è stata una qualche timida protesta dei calciatori ospiti, evidentemente credevano che la spallata del loro compagno fosse regolare, ma non è stato dello stesso avviso Andrea Castagnoli di Reggio Emilia. Punizione in favore del San Benedetto dei Marsi, è Zarini che va ad occuparsi della battuta del calcio di punizione, invita alla distanza proprio Brisciu, il nome del Luco dei Marsi, Brisciu prova a servire Cordischi sulla destra però non riesce a tenere viva la sfera il numero 10 di mister Berardino di Genova, Biancone appoggia per il compagno Ciaprini, allarga sulla sinistra per Ranieri, se ne va da un avversario, Ranieri subisce fallo, giusta la decisione del direttore di gara che va a decretare un calcio di punizione in favore del Luco dei Marsi. I minuti sul nostro cronometro sono 29, qui al Manfredo Profeta di San Benedetto dei Marsi la formazione di casa conduce per 1-0 sul Luco dei Marsi in virtù della rete realizzata al 45esimo della prima frazione da Loreto Ippolti. Cambio nella formazione di mister Corrado Giannini, esce Ayub El Attaoui, al suo posto fa l'ingresso in campo Alessandro De Ascanis. Buona anche la prova di El Attaoui, soprattutto per quanto riguarda la generosità, ha giocato molto per i propri compagni durante i primi 45 minuti il calciatore del Luco dei Marsi, palla in mezzo morbida, recupera la sfera proprio nell'entrato di Ascanis che in un primo momento stava per provare la stoccata a rete,
lascia uscire oltre la linea laterale Daniele Di Girolamo, non ce la fa, palla riconquistata da Ciocci che prova a servire nuovamente il compagno Di Girolamo, ancora Ciocci nella zona di Di Girolamo che lotta con Trinchini, entra in area Di Girolamo, pal, poi cerca il servizio errato verso il compagno Margagliotti, gesto di stizza del numero 7 ospite, ha totalmente sbagliato la misura del passaggio e la sfera che viene riconquistata comodamente dal San Benedetto dei Marsi con Matteo Fracassi, perde la sfera però riconquistata poi ancora dallo stesso Fracassi che lotta in un groviglio di maglie, poi Odoardi non riesce a uscire, la formazione del San Benedetto dei Marsi è aumentata di fatto la pressione dell'11 di mister Corrado Giannini, è Ciocci che va a guadagnare una rimessa laterale, Ciocci appoggia per 5 Grana, cambia gioco dove opera Ciaprini, avanza Ciaprini, palla al piede, zona centrale per lui, cerca il taglio e lo trova per Diascanis, poi da questi fraseggio con Bricio, Bricio nuovamente per Margagliotti, Margagliotti per Diascanis, zona tiro per lui, tenta il tiro, buona l'idea, meno la conclusione, ma va apprezzato comunque il coraggio del calciatore da poco entrato sul terreno di gioco. 30 minuti sul nostro cronometro, sempre 1-0 in favore del San Benedetto dei Marsi qui al comunale Manfredo Profeta, quando si gioca la 28esima giornata del girone A di promozione, derby del Fucino tra San Benedetto e Luco, che in questo momento premia la formazione di casa in virtù della rete, come detto in precedenza, realizzata al 45esimo della prima frazione da Loreto Ippoliti. Liberati, cerca l'apertura per un compagno, libera 5 Grana, ancora Luco De Marzi in possesso di palla, Venditti esterno a cercare e trova Di Girolamo, Di Girolamo lotta con la Simone che ha la meglio sull'ex calciatore della Pro Sulmona, non è fallo secondo il direttore di gara, poi viene fischiato in questo momento un'azione fallosa ai danni di Antonio Ranieri, c'era stato in un primo momento la protesta di Di Girolamo per un fallo subito a suo dire da Cola Simone, il direttore di gara ha lasciato proseguire, poi il fallo è stato commesso su un proprio compagno di squadra, è Antonio Ranieri che si rialza in questo momento, è cresciuto molto in questa seconda frazione Ranieri sul punto di battuta, vediamo essere ancora Nicolò Margagliotti, Alberto Nicolò Margagliotti sul punto di battuta, chiedo scusa, vicino a lui c'è Daniele Di Girolamo e capitan Renato Venditti, vediamo chi dei tre si occuperà della battuta verso la porta difesa da Gianni Gigli, si attende soltanto il fischio del direttore di gara, sembra essere Margagliotti, palla sulla barriera, c'è stato un tocco di mano di un calciatore del Luco De Marzi, è Carlo Liberati, sì è stato suo il tocco di mano, siamo in prossimità della linea che delimita i 16 metri, nuovo calcio di punizione in favore della formazione ospite, vediamo se si incaricherà della conclusione a rete ancora Margagliotti o lascerà l'incombenza ad un compagno, sembra essere ancora Margagliotti che va a posizionare il pallone, siamo a ridosso della lunetta dell'area di rigore del San Benedetto dei Marsi, Margagliotti però potrebbe anche lasciare il tiro al compagno Renato Venditti, capitano, vediamo, nel frattempo l'arbitro è impegnato a far rispettare la corretta distanza della barriera che sta disponendo il portiere Gianni Gigli del San Benedetto dei Marsi, sale l'incitamento dei tifosi del Luco De Marzi qui vicino alla nostra postazione, si attende il fischio del direttore di gara, vediamo chi partirà, sembra essere capitan Venditti, parte la conclusione murata dalla barriera del San Benedetto dei Marzi, poi è ancora Briciu che prova a liberarsi di un avversario, non ci riesce, l'ultimo tocco è dello stesso numero 9 Lucchese che va a accelerare le operazioni e porta la sfera quasi un passaggio ravvicinato al portiere del San Benedetto Gianni Gigli, rimessa dal fondo operata dall'estremo di casa, palla che giunge nella zona di Ranieri, poi non riesce a tenere
viva la sfera il numero 3 lucchese, con calma va a occuparsi della battuta del rimessa laterale, è Matteo Fracassi. Fracassi lungo linea per Ippoliti, ancora Margaiotti, capisce tutto, lancia per Brucio che elude la trappola del fuorigioco, penetra in area Brucio, poi c'è stato un tocco di un difensore del San Benedetto dei Marsi che è andato a sbrogliare la matassa, erano pronti in tre in mezzo a colpire, provvidenziale l'intervento del difensore di casa, ancora Margaiotti sul punto di battuta, parte in questo momento cross basso il suo, libera la terza linea del San Benedetto dei Marsi. Si mantiene in zona d'attacco la formazione del Luco De Marzi nel tentativo di pervenire al pareggio, pareggio a dire il vero sfiorato da Renato Venditti proprio su calcio di punizione battuto dal vertice, dal lato corto dell'area di rigore, la conclusione del calciatore ex Avezzano si è andata ad infrangere sul palo, è stata quella l'occasione più nitida creata dalla formazione di mister Corrado Giannini, c'è un cambio fallo nel frattempo, si allontana sconsolato Margaiotti, sfera riconquistata da Matteo Fracassi per la formazione del San Benedetto dei Marsi, con calma il, anzi no, chiedo scusa, non era Matteo Fracassi. Margaiotti cercava il servizio in mezzo per Brucio, poi è liberati, attaccato da Margaiotti, prova a liberarsi, alla meglio l'ex notaresco che prova a servire un compagno, ma c'è stato nel frattempo un fallo di un calciatore della formazione di casa, di ospite scusate, nei confronti di Carlo Liberati, finito a terra. Vediamo nel frattempo il direttore di gara che parlotta con i calciatori del Luco De Marzi. È Capitan Venditti che ha da ridire qualcosa al direttore di gara, evidentemente il capitano non è d'accordo con la decisione adoperata dal direttore di gara Emiliano. Parlotta ancora Capitan Venditti. Crediamo sia stato espulso il numero 3 Antonio Ranieri, eh sì, proprio così, cartellino rosso decretato in favore del, ai danni possiamo dire, non in favore del numero 3 del Luco De Marzi, evidentemente avrà detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Ranieri lascia in 10 la sua squadra nei restanti 8 minuti più recupero, punizione battuta dalla formazione del Luco De Marzi, è Daniele, chiedo scusa, era Renato Venditti che ha guadagnato un calcio di punizione, poi è Trinchini che anche poco sportivamente se la porta con sé prima di rilasciarla al calciatore del Luco De Marzi, è a terra ancora Loreto Ippoliti, quelli del Luco De Marzi invitano il 9 di casa a riprendere prima possibile il gioco, vediamo Capitan Venditti sportivamente. Capitan Venditti, possiamo dirlo dalla sua, ha un'esperienza ventennale sui campi di calcio, ex calciatore dell'Avezzano con la cui casacca si è tolto la soddisfazione di vincere un campionato di promozione, una Coppa Mancini, un campionato di eccellenza e anche una Coppa Italia di eccellenza, ricordiamo nella finalissima contro il San Nicolò giocata in quel di Scoppito. Avezzano allora allenato dall'attuale trainer del Capistrello Tonino Torti. Punizione in favore del Luco De Marzi, è ancora Capitan Venditti sul punto di battuta, zoppica Loreto Ippoliti, probabilmente avrà ricevuto un colpo da qualche avversario, con calma Ippoliti. Riparte nel frattempo il Luco De Marzi con Venditti che appoggia per Daniele Di Girolamo. Di Girolamo fa tutto da solo, sterza poi, si accentra, alza la testa,
appoggia per Diascanis, il cacciatore è entrato di prima intenzione per Ciocci, Ciocci è in aria, cross in mezzo, morbido, per poco non ci arriva Margaiotti, è stato perfetto il cross di Ciocci, con Margaiotti che di poco non ha trovato l'appuntamento con quello che poteva essere il tap-in vincente. Scorrono i minuti, siamo a ridosso del 40esimo, c'è un'altra sostituzione nel frattempo, anzi no, non opta più per la sostituzione mister Berardino di Genoa, torna in campo Loreto Ippoliti, attimi di indecisione qui al comunale Manfredo Profeta di San Benedetto, poi sì, ci ripensa, esce Ippoliti ed entra al suo posto Italo Di Pippo, ex calciatore del Celano, ex calciatore dell'Avezzano, compagno proprio di Capitan Venditti nella stagione del trionfo in eccellenza. Alla guida di quell'Avezzano c'era l'attuale trainer del Paterno Alessandro Lucarelli. Venditti stacca di testa, la meglio su Trinchini, palla nella zona di Margaiotti, Margaiotti guadagna una rimessa laterale, lo stesso ex notaresco che si incarica della battuta, poi lascia l'incompensa al compagno Borcea. Margaiotti attaccato alle spalle, cerca di liberarsi di un avversario, poi subisce fallo, punizione in favore del Luco De Marzi, vediamo Margaiotti sistemare la palla sul punto da dove dovrà essere battuto il calcio di punizione, invita il calciatore numero 10 Giovanni Cordischi della formazione del San Benedetto De Marzi a rispettare la distanza, si allontana in questo momento anche sotto richiamo del direttore di gara Giovanni Cordischi, si attende il fischio del direttore di gara, fischio che arriva in questo momento, parte Margaiotti, palla in mezzo, groviglio di maglie, sfera che esce oltre la linea di fondo. È lo stesso, vediamo, calciatore Ciocci a posizionare la sfera sul punto di battuta, neanche a dirlo il portiere la sposta per guadagnare dei secondi preziosi. Gesto d'esperienza anche del portiere Gianni Gigli. Diascanis anche trattenuto forse, riconquista la sfera però il San Benedetto, è il neo entrato Aureli. Si libera di un avversario, non del secondo, poi appoggia per Trinchini. Capisce tutto Margaiotti che lancia in verticale Daniele Di Girolamo. Daniele Di Girolamo in aria, duello con Zarini, tiro di Di Girolamo, facile la parata del portiere Gigli al 42esimo della seconda frazione. È stata questa conclusione di Daniele Di Girolamo per il Luco De Marzi. Ciaprini si mette tra la sfera ed il portiere, poi è lo stesso Biancone che appoggia per il proprio compagno, riparte il Luco, Ciocci, lungo linea per il compagno era Brisciu, sfera che torna da Cinquegrana, Cinquegrana si rifugia da Biancone, Biancone rinvia di prima intenzione, parla per Diascanis, non ci arriva il numero 14 del Luco De Marzi, poi rimessa laterale in favore del Luco De Marzi, giusta la decisione del direttore di gara, palla per Brisciu, Brisciu attaccato da Cola Simone, palla ancora in possesso del San Benedetto che libera con Luca Fracassi, il lancio del numero 8 è finito tra i piedi del portiere Biancone che rimette in gioco subito per il compagno Ciaprini. Ciaprini alza la testa, avanza, palla al piede, stava per soffiargliela il numero 16 Giacomo Aureli, ha commesso fallo però quest'ultimo proprio ai danni del numero 5 Ospiti, numero 5 Ospiti che guadagnano il calcio di punizione, cambio di gioco sulla destra dove opera Cinquegrana, cross, conclusione completamente sballata quella del numero 4. Sentiamo in sottofondo i fischi dei sostenitori del San Benedetto De Marzi che vedono sempre più vicino quello che potrebbe essere un successo preziosissimo. Rinvia il portiere Gigli con calma, il San Benedetto è a quota
21 punti a meno 3 dal Pontevomano, che alla vigilia della gara era a 24, e a meno 6 dal Mosciano, quindi in piena zona play-out, tutto ancora da decidere sia in testa che in fondo. Per quanto concerne il girone A di promozione, in testa intendiamo la zona playoff, perché il campionato sembra oramai essere in possesso totale del Giulianova, una vera corazzata che noi di A Tutto Calcio, sempre qui al Manfredo Profeta di San Benedetto, abbiamo avuto il piacere di commentare. Riparte il Luco De Marzi, è Ciaprini in possesso di palla, cambia gioco Ciaprini, però capisce tutto Luca Fracassi, cercava il servizio per un compagno, non ci riesce, palla che giunge sui piedi di Ascanis, ottimo l'impatto con il match del numero 14 del Luco De Marzi, lancio di Bricio a cercare Daniele Di Girolamo, stretto nella morsa del duo Zarini-Odoardi, rinvia Gigli, se n'è andato intanto il calciatore del San Benedetto De Marzi, sull'out di destra era Cordischi che cerca e trova il passaggio di ritorno per il compagno, poi è Cinquegrana che spazza senza troppi complimenti, e palla riconquistata ancora dal San Benedetto con Luca Fracassi cerca di addomesticarla, non ci riesce, spera che tormina ancora una volta sui piedi di De Ascentis, prova a lanciare il compagno Bricio, scontro di gioco con Cola Simone, rimane a terra il numero 9 del Luco De Marzi, poi c'è un calcio d'angolo guadagnato da Alberto Di Girolamo, ma è ancora Bricio a terra, evidentemente è rimasto colpito nello scontro di gioco. Vediamo mister Berardino di Genova entrare quasi in campo per dare indicazione ai propri ragazzi, si rialza Bricio, anche nel suo caso ci auguriamo che non sia nulla di preoccupante per lui, infatti no, riprende a correre, quindi segno che non ha riportato conseguenze dallo scontro. È Bricio che va addirittura ad occuparsi della battuta del calcio d'angolo, vicino a lui c'è Daniele Di Girolamo, vediamo l'arbitro richiamare capitan Venditti per il Luco De Marzi e Odoardi per quanto concerne il San Benedetto. Si allontana Di Girolamo, si aspetta solo il tiro di Bricio che arriva, conclusione bassa, sfera riconquistata da Diascanis, palla in mezzo, cross anche stavolta totalmente errato, occasione questa sciupata, se n'è andato nel frattempo anche il secondo minuto di recupero qui al Manfredo Profeta di San Benedetto De Marzi, non ha indicato l'entità dell'extra time il direttore di gara, ricordiamo Andrea Castagnoli della sezione di Reggio Emilia, 47esimo e 18 secondi, rinvio del portiere Gigli, palla per Luca Fracassi che la spizza, cerca e trova Trinchini, ha capito tutto Ciaprini che cerca di liberarsi dell'avversario, attaccato fallosamente, norma del vantaggio, esce Ciaprini di prepotenza, poi finisce a terra, attaccato questa volta fallosamente dal Aureli, scusate, è Di Pippo, Italo Di Pippo, ex calciatore dell'Avezzano. Riparte il Luco De Marzi, è Bricio sull'out di destra, se ne va a Luca Fracassi, però non riesce a tenere in campo la sfera che oltrepassa la linea laterale, si riprenderà con una rimessa in laterale in favore della formazione del San Benedetto De Marzi. È Di Pippo, non riesce a controllare la sfera, la guadagna Margagliotti, appoggia in mezzo, intercetta Trinchini che prova a rilanciare l'azione dei suoi, pressione costante quella del Luco De Marzi in questi ultimi minuti di gara, Ciaprini lancia in mezzo per Venditti che si è spostato in zona offensiva, liberati su di lui, gli soffia la sfera, rilancia per il compagno, era Cordischi in proiezione offensiva, ancora Luco De Marzi in possesso di palla, è Venditti attaccato fallosamente, siamo a ridosso dei 25 metri dalla porta difesa da Gianni Gigli, probabilmente potrebbe essere l'ultima azione del match, siamo al 49esimo, scoccato da 2 secondi, potrebbe essere questa l'ultima occasione per il Luco De Marzi nel tentativo di pervenire al pareggio.
Luco De Marzi che, a dispetto dell'inferiorità numerica, ha provato più di una volta a rendersi pericolosa dalle parti di Gigli. Punizione è Renato Venditti sul punto di battuta, vicino a lui c'è Daniele Di Girolamo, ma crediamo che sia proprio il capitano ad incaricarsi del calcio, della battuta del calcio di punizione. Fischio del direttore di gara che arriva in questo momento, parte Venditti, palla alta, e crediamo sulla punizione di Renato Venditti il direttore di gara sancirà la fine delle ostilità. Siamo oramai a ridosso del 50° minuto, la panchina del San Benedetto dice che è finita, d'altronde l'attesa e la voglia di tornare al successo che rilancerebbe l'11 giallorosso in piena zona play-out è tanta. Palla rinviata nella zona dove opera Renato Venditti, ma sul tocco dell'ex calciatore dell'Avezzano Andrea Castagnoli dice che può bastare così. Il San Benedetto De Marzi vince il derby del Fucino sul Luco De Marzi 1-0, match winner al 45° della prima frazione. Ricordiamolo, Loreto Ippoliti su ottimo servizio di Alessandro e Torre. Il San Benedetto vince questo derby e sale a quota 24 punti. Il Luco resta a 51, adesso in attesa di conoscere l'esito delle altre gare. Torrese su tutte, è stato un match possiamo dire equilibrato tra le due squadre che hanno provato a superarsi dal primo all'ultimo minuto. Alla fine il gol di Ippoliti ha portato i 3 punti in casa San Benedetto. Vediamo adesso i calciatori che vanno a ricevere gli applausi dei propri sostenitori, giunti in massa al Manfredo Profeta, come d'altronde sono giunti in massa quelli del Luco De Marzi. E va ribadito che quella di San Benedetto e quella di Luco De Marzi sono due comunità molto vicine alle proprie squadre di calcio. È bello anche vedere l'applauso dei sostenitori del Luco De Marzi verso la propria squadra che, seppur sconfitta, sta regalando a questi tifosi, a questa comunità, grosse soddisfazioni. Non è un dato da sottolineare i 38 punti in 17 gare raccolte da mister Corrado Giannini, al di là della sconfitta odierna. Sul fronte San Benedetto vediamo, c'è stato tipo una ola sotto la curva dei sostenitori del San Benedetto, con queste bellissime immagini dei tifosi del Luco abbracciati ai propri beniamini e i sostenitori di casa del San Benedetto che vanno ad incitare i propri beniamini vincenti. Francesco Scamurra e Roberto Junior Fusco concludono qui la diretta dal comunale Manfredo Profeta di San Benedetto. Da a tutto calcio.tv una buona serata.